Ancora benvenuto ragazzi e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Gray Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Oggi continuiamo la rubrica di esplorazione delle telecamere e andremo ad analizzare la telecamera duello. La prima telecamera che è stata impostata poi dai football effettivamente, che aveva un senso perché fondamentalmente il gioco era stato costruito per avere una buona qualità di dribbling, quindi nel momento in cui c'era quello zoom tu riuscivi a saltare l'uomo, ma con gli aggiornamenti che sono stati fatti, con la tanta CPU che è stata messa, cioè i movimenti in automatico dei giocatori, sarà ancora fattibile utilizzare questo tipo di telecamera? Andiamo a scoprirlo assieme, ma prima di andare avanti, come sempre ragazzi, vi invito numerosissimi ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile e far iscrivere più gente possibile al canale stesso. Non dimenticate di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Avrete notato la bandana perché oggi sul mio canale Twitch, ragazzi, torna il walkthrough di Metal Gear Solid. Sono state caricate le prime due puntate sul canale YouTube, ne dovevano uscire molte di più. Usciranno, quindi andremo a recuperare. Tra l'altro sono molto più organizzato con l'audio questa volta, quindi vi aspetto numerosi. E vi ricordo che il video è sponsorizzato da Instant Gaming. Ragazzi, le vendite stanno andando benissimo. Sono molto contento che vi state trovando bene con il servizio. Mi raccomando ragazzi, potete trovare davvero tantissimi giochi, anche se vi volete staccare un po' dai football, da FIFA, ma comunque le card sono a un prezzo scontatissimo. Se utilizzate il mio link, nel video che ho pubblicato ieri c'è il tutorial per vedere come acquisire la PSN card, darete anche un grande supporto al canale. Non dimenticate di iscrivervi al giveaway personalizzato di Alonso Gray Fox qua sotto, così avete la possibilità di vincere un gioco in maniera totalmente gratuita. Passate, io ringrazio Instant Gaming per la fiducia e adesso andiamo a vedere questa bella telecamera duello. Essendo alla ricerca comunque di abilità, di oggetti che mi aiutino a migliorare la squadra, oggi andrò a fare un evento che è questo nuovo evento Unlimited, che ti dà 50 monete e football, in più ti dà ben 3 abilità, quindi fondamentalmente cioè una bella scorta da fare, anche perché l'evento è completabile in maniera abbastanza semplicistica. A me non è che interessino le monete più di tanto, proprio necessità comunque delle abilità. La telecamera andremo ad impostarla una volta che troveremo l'avversario, la nostra base di partenza e la panoramica dinamica. Però ragazzi, oggi vi voglio far vedere la duello, che è un'ottima telecamera per riuscire ad effettuare dei dribbling sullo stretto in una maniera eccezionale ragazzi, perché la telecamera va a zoomare esattamente nel momento in cui si deve saltare l'uomo. Avversario trovato ragazzi, vi porto due partite, cioè le partite che sono utili per riuscire ad ottenere le abilità. Attualmente io sto giocando con questa squadra, che è quella che ho utilizzato per l'evento, insomma per ottenere il giro gratuito, e tra l'altro alla fine andremo a fare anche uno spin e un giretto per vedere se becchiamo qualcosa nella squadra che probabilmente utilizzerò nella partita di domani delle Football Open, che purtroppo non sono trasmissibili, raga. Vediamo, adesso poi metteremo la pausa ragazzi e metteremo questo panoramica dinamica out e invece la telecamera duello in. Sono fornito di occhiali ragazzi perché l'età avanza e senza occhiali è veramente molto complesso riuscire a vedere il campo. Lo stadio del San Siro per ora è meazza perché l'Inter l'ha conquistato, però essendo comunque Milan, noi ci teniamo stretto il San Siro, per ora colorato di rosso nero. Andiamo a mettere la telecamera ragazzi, la cambiamo proprio da qui e abbiamo questa duello. Non è molto diversa dalla panoramica dinamica in realtà ragazzi, però vedrete come va a cambiare proprio nei momenti in cui dobbiamo saltare l'uomo, in cui dobbiamo affrontarlo. Rispetto alla panoramica dinamica ha un raggio d'altezza leggermente più elevato, vedete come appunto si zooma tutto nel momento del dribbling, quindi la cosa negativa è che in questo tipo di situazione in sostanza bisogna stare molto attenti a non perdere di vista il radar, perché vedete qua è riuscito subito il nostro avversario a fare una bella azione spostando il portiere in maniera allucinante, siamo riusciti a parare. Però ripeto, è molto buona anche l'angolo visuale dall'alto, mi piace di più rispetto alla panoramica dinamica. È come se fosse una panoramica dinamica con altezza elevatissima. Vedete come si sposta la palla verso il centro, riusciamo a capire bene anche come affrontare l'avversario, perché comunque il contatto
ravvicinato, ragazzi, è fondamentale, soprattutto anche per difendere nei duelli individuali. Eccolo qua, De Bruyne. Ovviamente, ragazzi, potete osservare il pad per capire i tasti e tutto quanto, quindi rientra nella gestione della rubrica come gestire i tasti. Guarda come sta spingendo l'avversario, Osservate qui adesso, Qui il duello non parte. Qua peccato, non siamo riusciti a dare la direzione giusta al filtrante. Switchiamo con R3. Eccola qui, Eccola qua, guardate come si zooma bene. Tac, diventa molto più semplice riuscire a prendere la palla. L'unica cosa, il fatto è che io adesso sto giocando un po' a memoria e non sto fondamentalmente guardando il radar. Il rischio di questa telecamera, ragazzi, è proprio questo, cioè non riuscire a vedere bene il radar e quindi andare a giocare a memoria. Bisogna cercare, ragazzi, di non dimenticarsi appunto che esiste anche il radar. Eccolo qua, infatti cerchiamo appunto Romario con la spazzata. Andiamo, guardalo che bello il Brunello, guardalo qua come si zooma bene. Riusciamo a vedere anche un tot di animazioni che con la panoramica dinamica non sono fattibili. Eccola qui, guarda, adesso, Però non riesco a capire perché fondamentalmente non parte dal centrocampo. In realtà credo che la duello funzioni solamente, se ricordo bene quando avevamo fatto il video sulle telecamere, solo negli ultimi metri dell'area di rigore. Ecco, tipo se ci avvicini, eccolo qui, capito? Quindi circa 25-30 metri. Vedete come diventa più facile anche fare il passaggio. Sarebbe bello che lo zoom avvenisse anche a una distanza diversa. Ma buona la chiusura di Paolino. Paolino difende da solo, c'è poco da fare. Qua ha sbagliato il passaggio, dobbiamo approfittarne adesso. Romario taglia. Ancora. Eccolo qua. Accorciamo, sempre con un po' di cancel. Accorciamo ancora. Abbiamo trovato un avversario valido, per l'evento. In realtà adesso molti degli avversari stanno giocando forti, stanno giocando comunque sia negli eventi, perché ormai c'è poco da fare. Qua, vediamo subito l'uomo. Guardate come è molto più semplice anche andare a scegliere la conclusione più corretta, perché come c'è lo zoom individuato riesci subito a vedere come si muove il portiere. Quindi questo è molto interessante, ragazzi, da sotto un certo punto di vista. È tecnica come telecamera, a me piace per quello, perché comunque sia, a differenza tipo della verticale, che è una telecamera divertente che ti riporta di base al passato, questa invece ti dà una bella visuale dall'alto. Devi stare molto attento, ribadisco per l'ennesima volta, a guardare gli omini in basso con il radar, però allo stesso tempo zooma, diciamo, quando devi fare il dribbling più decisivo, cioè non è neanche troppo fastidiosa, perché appunto non va ad essere esagerata. L'unica cosa che mi dispiace è che secondo me ci vorrebbe un pizzico più di zoom in determinate situazioni, cioè che mi parta, tipo qua mi piacerebbe comunque che partisse, cioè lo zoom, perché il dribbling avviene anche da centrocampo, cioè in realtà io andrei a zoomare il sistema di telecamera, mi piacerebbe che zoomasse proprio, oddio, ho visto un signore con un effetto orribile, un attimo, che cavolo è successo a quel signore, sarebbe da far rivedere nel video però. Cioè, mi dispiace quello, perché secondo me nei momenti comunque di dribbling è molto bello, sarebbe molto bello anche a centrocampo che ci fosse. Guardate qua, guardate qua, vedete come si sposta il portiere. Ah, qui è molto più semplice. Adesso lui ha sbagliato chiaramente la gestione del fuorigioco, completamente. Però, cioè, vedete quanto è più semplice buttare la palla in porta. Tante volte le telecamere dall'alto e anche la panoramica dinamica, che è il compromesso più immediato sotto questo punto di vista, cioè ti fanno fare comunque molta fatica. Invece questa qua, vedete, guardate che roba. Questo signor arbitro era palesemente in rigore. Deve essere l'arbitro di Luna Matrasola Russa questo, Invito a recuperare il video, ragazzi, Luna Matrasola Russa. Prossima settimana ci sarà l'incontro anche col presidente della FIGC Sardegna. Doveva essere oggi, ma mi è pecchetto. Mi ha tirato un pecco per impegni sopraggiunti. Eccolo qua, ragazzi, Kulusevski. Vedete, qua in automatico io stavo già pensando di fare la crocchetta da quel lato. Invece dalla telecamera duello ci rendiamo subito conto che la movenza, l'animazione giusta sarebbe dovuta essere da tutt'altra parte. Qua possiamo andare dritti. Eccolo, eccolo.
E qua ti rendi conto che puoi fare questo tipo di conclusione, cioè riesci ad entrare senza alcun problema. Molto molto interessante, ragazzi, mi piace veramente, veramente, veramente molto. Soprattutto quando devi tirare, quando devi affrontare appunto l'avversario. Poi da qui gestiamo, ricominciamo un occhietto al radar, andiamo su, possiamo andare anche con un 1-2, molto pericoloso però. Meno male che non si è concretizzato. Qua ho esagerato perché mi sono fidato troppo appunto della telecamera. Bisogna stare attenti, ogni telecamera ha dei pregi e dei difetti, li analizzeremo tutte. Oggi sono voluto partire dalla duello perché a mio parere è una telecamera che aveva tanto tanto senso. Sulla finalizzazione aiuta tantissimo, davvero. Aiuta tantissimo anche appunto nel dribbling, anche se comunque impatta davvero molto il fatto che adesso si è ritornati un po' a un concetto di pressing quasi automatico, no? Sostanzialmente tu vai a premere L2, vai a premere la X, vai a premere comunque i tasti per la difesa e si avvicinano molto di più rispetto a prima. Vedete in L2ME che c'è una soglia, quella sono gli abbonamenti di Twitch, ragazzi, per il taglio della barba. Cioè, una cosa, vi ricordo, abbonarsi è completamente gratuito con Amazon Prime, quindi non vi dovete abbonare qui. Mi sono dimenticato di tagliarlo, poi lo rimuoverò. Guardate che bello, guardate che bello, guarda che bello, guarda che bello che esce il dribbling. Cioè, proprio ti rendi molto più conto anche di come spostarti la palla, come muoverti. Cioè, sarebbe molto più figo se, quando proprio c'è l'affronto dell'avversario, ecco, tipo in questa situazione, guardate, guardate che roba. Guarda che bello, eh? Vedi che riesci a girarti proprio bene, riesci a capire quando devi premere il tasto. Guarda come la libertà di dribbling si sente molto molto di più. Il rischio è di diventare un po' veneziani. Salutiamo tutti gli amici di Venezia sotto questo punto di vista. Perché non ti liberi mai della palla. Come la battiamo questa pulizia, ragazzi? Allora, proviamo il bug rasoterra, vediamo un pochino. La tiriamo rasoterra, la facciamo passare tra Maldini e questo numero 8 che non riesco a riconoscere chi sia. Oh, peccato, me l'ha trascinata questa. Devo caricare un pizzico di più. Non ho capito chi era l'8. Se lo sapete, fatemelo sapere nei commenti se l'avete riconosciuto. Qua la prendiamo. Tipo, vedi, in questo tipo di situazioni mi piacerebbe che ripartisse di nuovo. Perché ti rendi conto comunque con L1, con R1, come te lo puoi gestire il dribbling. E anche la difesa però cambia, eh. Anche la difesa va tanto a cambiare, cioè determinate cose sono completamente diverse perché è proprio il sapore del duello individuale, cioè sembra quasi di essere in campo, ragazzi. E questo è un aspetto molto interessante e molto divertente di questa telecamera, secondo me, spesso sottovalutato, cioè perché la prima cosa che viene richiesta spesso è che telecamera usi. Di base le telecamere più spammate, più utilizzate sono sempre le stesse, ragazzi. Guardate che spazio che c'è. Cioè, lo vedi proprio comunque dal passato. Sono sempre quelle le telecamere più utilizzate. Io consiglio sempre la panoramica dinamica perché, appunto, è un compromesso, raga. Cioè, è un qualcosa che ti dà una buona visuale da lontano, una buona visuale da vicino. Però ti rendi conto davvero di quanto in questo gioco invece sia importante il duello individuale, anche perché comunque muovendosi tantissimo i giocatori, fondamentalmente per chiudere tutti gli spazi in automatico, col duello individuale crei quella la cosiddetta superiorità numerica. Vedete? E qua, raga, però mi sono addormentato malissimo. Bravo anche l'avversario, se lo meritava il gol, eh? Sta giocando forte. Andiamo qua. Adesso proviamo a mischiare un po' di radar. Vedi che lui comunque guardando i pallini, perché adesso in questo momento stiamo guardando i pallini, cioè tutti i suoi giocatori sono davanti ai nostri. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è aspettare che si liberi lo spazio per la verticalizzazione oppure scavalcare la palla in questo modo, cioè andare a fare un lancio. Poi di solito quando c'è un po' di palleggio, l'avversario classico tende a perdere veramente la pazienza. E quindi ti regala la palla. Allora puoi ripartire. Io gioco molto di contropiede in questo senso. Qua mi aspettavo uno zoom. Non so perché non lo faccia. Lo fa qui. Eccolo qua. Guardate che bello. Guarda che bello, eh. Guarda come cambia, eh. Guarda come vedi bene il passaggio. Cioè, proprio riesci proprio a vederlo proprio bene. Cioè, capisci l'inserimento. Cosa che con un'altra telecamera non potresti mai fare. Cioè, sarebbe. Infatti, dopo questa partita andremo a vedere anche questo gol. Lo voglio rivedere nei momenti salienti perché, secondo me, con una panoramica dinamica non l'avrei mai fatto un passaggio del genere.
Perché comunque si gioca sempre su determinate animazioni, su determinati movimenti, impari anche un po' a giocare a memoria, e questo non è il massimo. A mio parere si perde un po' il gusto, il divertimento, no? In questo senso, invece così, anche per provare qualcos'altro, può essere interessante e poi può diventare un'arma proprio sotto tutti i punti di vista, perché siamo tutti diversi, quindi. Il fatto di utilizzare magari questa telecamera piuttosto che un'altra può agevolare magari una determinata tipologia di persone che fa molta più fatica con una piuttosto che un'altra. Quindi uno si fa un'idea, vede il video e dice: io ho problemi ad attaccare, ho problemi a dribblare. Come posso fare? Devo capire anche come funziona l'animazione del dribbling. Devo capire come funzionano i movimenti dei giocatori. Quindi rispetto a una telecamera dall'alto, una panoramica dinamica, una telecamera stadio, per esempio, una telecamera tra le telecamere proprio lontane, questa ti dà il giusto compromesso a livello di visuale. E poi, appunto, nelle situazioni comunque di difesa, nelle situazioni di attacco, tende ad aiutarti molto molto di più. Questo è fuori gioco, dottore. No? Regolare? Ma come? Ma mi scusi, ma mi sembrava nettamente avanti. Attenzione, la partita potrebbe cambiare adesso, eh. Occhio. Vai, vai, presa, figlio Fiera. Presa, figlio mio. Bravo. Bravo. Questo è bruttissimo. Meno male, ci arriviamo con un po' di cancel. Dai, che ci arrivi. Adesso ragioniamo con un po' di radar e possiamo andare giù. Davanti e stop. E dietro anche. Qui mi aspetto lo zoom. A volte non me lo fa. A volte lo fa anche nelle. Cioè, più che altro li fa in fasi di difesa. Duelli tipo difensivi. Ecco qua. Ok. Vedi come rimane tipo così. Easy per Courtois. E qua dobbiamo guardare il radar. La telecamera si riallontana. Possiamo uscire. Puliti da qui. Giriamo, giriamo, giriamo e giù. Ok. Cioè, io vorrei lo zoom anche qua e invece non me lo fa. Però da un lato ci sta perché comunque dobbiamo uscire difensivamente. Courtois c'ha dei piedi a banana, veramente una cosa imbarazzante, eh. Bello questo passaggio. Guardalo Romario come prova ad andarsene, come lo vedi bene bene. Ma lei mi si addormenta. Ma scusi, Courtois, lei si fa un sonno impressionante. Ma dorme, cioè, è capito, è svenuto. Poverino, questo qui sta tirando da tutte le parti. Non riesce a segnare. Però qua ha caricato troppo forte. Presa sta palla. Con calma e su. Guarda il duello, eh. Guardalo, eh. Guarda, ti rendi proprio conto. Guarda, 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 guarda. Qua però vedi come abbiamo provato a saltare. Chiaramente l'uomo. Abbiamo fatto molta fatica. Bisogna stare attenti a non intossicarsi troppo di dribbling con questa telecamera. Perché ti viene da andare piano piano a cercare proprio il duello individuale. Invece, tante volte, appunto, puoi andare così. Però, vedi, qua non riesco a capire perché non me l'ha zoomata. Ha alcuni difetti. Mi spiace che questo tipo, secondo me, di visuale non sia stata esplorata quanto avrebbe dovuto. Perché qui lo zoom me lo devi fare. Scusa, cioè sono davanti alla porta. Fammelo uno zoometto, così capisco dove devo tirare. Capisco anche l'angolazione del corpo del portiere. Cioè, qua ti sto aspettando e non me la fai. È un po' un peccato. Altrimenti, comunque, vado a guardare dall'alto. Non c'è molto automatismo, cioè non sai mai se parte o non parte. Tipo anche in questo caso, per esempio su Cruyff, io mi aspettavo che andasse, la stavo aspettando proprio per descrivergli la cosa, invece non è andata. Comunque, onore all'avversario che ha giocato molto molto bene, essere anche riportata su ottimi binari la partita. Dai Courtois, facciamo l'ultima azione. Ok. Finisce, ci siamo presi un punticino. Ci siamo presi un punticino e via. Bella partita, complimenti a questo ragazzo, Yallapes, che mi pare abbia anche un canale YouTube, quindi fateci tranquillamente un salto. Io vi direi, ragazzi, che possiamo fare, sì, tanto per fare un'altra partita, c'è comunque all'interno del video. Non siamo andati a vedere il gol, però sicuramente con lo stop and click potete rivedere anche l'animazione. Peccato non essere riuscito, perché poi da Steam, siccome sto giocando da PC perché le abilità le sto cercando qui, non c'è la possibilità neanche di registrare la partita, nel senso di salvarla, magari salvare gli ultimi minuti e andare appunto a,
ammettere fondamentalmente i momenti salienti, no? Mi è venuta voglia di rigiocare subito perché mi ha divertito molto. Allora, io questo avversario che si chiama Trono di Spiezze, cioè, no, poi soprattutto dopo la batosta del derby, ma malissimo questa cosa, cioè, ma come Trono di Spiezze? Spiazze! Spiazze per l'Inter, come contro City, spiazze! Insomma, ma non vince l'Inter la Champions, ma io lo dico sinceramente. Spiazze per il City, spiazze per Pep. Comunque, cioè, ribadisco anche i complimenti, davvero, per questo senza ironia, senza niente, per l'ottima partita che l'Inter ha fatto. Complimenti ai cugini, gustatevi questa finale perché ve la siete guadagnata sul campo, assolutamente. Spiazze, però adesso devo usare la telecamera a duello, spiazze. Vediamo un po', ragazzi. Concetti comunque di panoramica dinamica ci sono all'interno della difesa. Mi piace però comunque che non è la stessa angolazione. Qua, ragazzi, guardate come si perde la palla. Guarda però comunque il duello come ci aiuta a recuperare. Andiamo giù. Questo malissimo. Fai un po' di fatica molte volte a passare da un'angolazione all'altra. Però è solo una questione di abitudine, ragazzi. Diciamo che quando si prova un qualcosa, secondo me bisognerebbe provarlo per almeno una decina di partite, una quindicina di partite, altrimenti poi diventa capicile di fire. Volevo dire difficile da capire, mi è uscito uno scioglilingua stupendo. Se effettivamente può essere un aiuto o no utilizzare un meccanismo nuovo, una visuale nuova, può aiutare. Ma può anche peggiorare, dipende, ragazzi. Ma possiamo andare dritti. Stop e passaggio, vai di duello. Vedi che comunque qua, cavolo, ha fatto un'animazione il giocatore assurda. Però qua ci rendiamo conto che ce ne possiamo andare perché piano piano comincia ad avvicinarsi lo zoom. Bella quella bambina, anche quel bambino, mamma santa, questi gli zoom quando li fanno così mi fanno morire. Proviamo uno schemino. Peccato, è andato sulla barriera. Ne è fatto un bel po', questo passaggio filtrante. Perché se le guardano le mie partite, capito? Mi nerfano tutte le cose che sono buone. Qua, ragazzi, vedete comunque quanto diventa distante. Ma non riesco a capire perché non c'è lo zoom. Strano, perché doveva farlo. Scarico, verticale. Lo scarico lo facciamo col triangolo, ragazzi. Eccolo qua lo zoom che cercavamo. Guarda che roba. Molto bravo l'avversario qua a chiudere. Dobbiamo più che altro arrivare in porta, raga, perché è arrivando in porta quando c'è lo zoom sul portiere che questa telecamera, secondo me, acquisisce proprio il concetto più elevato, diciamo, più utile. Intina. Oh, qua si vedeva proprio che Romario lo poteva fare, eh. Che poi che bella questa animazione che ha Romario che tira di piatto così, cioè è spettacolare, raga. Questo l'ho fatto facendo una finta con R1 e poi tirando sempre con R1. Tasto del tiro a giro, ragazzi, come sempre, vi ricordo, magari potete, quando vedete un qualcosa, un tasto che non capite, una roba, ovviamente chiedetelo nei commenti. Ricordatevi sempre che c'è anche il video come configurare correttamente i comandi della versione 2.0, lo trovate comunque nella playlist tutorial. Toppettino. Qua io voglio lo zoom, però. E non me lo fai, e te lo sto aspettando tutta l'ora che me lo fai, invece non me lo fai. Boh, vai. Scavettino, stop e passaggio. Giù, possiamo andare. Dritto. Oh, bello questo. Guarda come ti rendi conto. Guarda come ti rendi conto che potevi tirare. Guarda come ti rendi conto. Comunque, Sommer si era messo male. Qua ho avuto una ciappa enorme. Una chiappa disumana, come si suol dire. Spiazze per un gol di rimpallo, spiazze. Spiazzi di brutto. Entra Song Yeomin, ragazzo coreano. Spiazzi. Però che chiappa in queste due partite. Sono le partite più chiappose di tutto l'anno. Switchiamo con la levetta destra. Un po' di L2. Qua un po' di telecamera. E un po' di radar adesso. Lo guardiamo. E adesso solo telecamera duello. Guardate che bello. Qua riusciamo proprio a capire come dobbiamo mettere i giocatori. Quando torna indietro invece diventa tutto più easy. Cioè, viene rizoomato. Qua c'è una bella possibilità di contropiede. Ce lo prendiamo. Possiamo anche accelerare. Qua, ragazzi, scavettino disumano. Stoppettino.
Guarda, lo vedi proprio, qua lo vedi proprio che puoi controllare la palla, che il portiere non sta uscendo, cioè queste sono le cose belle di questa telecamera, proprio belle, belle davvero, mi divertono, mi piacciono, mi gasano. Il problema è che non ti aspetti quando zooma e quando no, questo è, quindi devi stare un attimo sul pezzo. Guarda, guarda che bello qua, col cancel, che ti rendi conto che te ne puoi andare via, fare una finta, fare tantissime cose. Cosa un po' brutta, secondo me, dell'attuale gameplay è tipo quando un giocatore comunque se ne sta andando in velocità e si allunga moltissimo la palla, ha tanto spazio, viene tanto rimontato dai difensori. Cioè, io posso capire se è un giocatore lento a fare questo tipo di manovra, però non è più molto comprensibile. Cioè, se io mando un Romario che comunque ha un tot di velocità e va completamente a vuoto, ha tutta la strada, ma rallenta il tanto giusto per far recuperare i difensori da solo. Cioè, quindi neanche giusto, cioè, mi costringe per forza a camminare, vedi? Invece qualche volta sarebbe bello poter sgasare un pochino. Però ci sta anche, c'è un concetto comunque che quando hai la palla al piede non si passa, cioè nel senso vai più piano, è molto più difficile, devi andare piano. Ci può stare. Duello. Duello, duello, duello. È esagerato qui. Ho esagerato. Non mi piace quando zoomba perché voglio provare a dribblare tutto, questo penso sia fallo. Sì, sì, sì. Voglio provare a dribblare entrare dentro con la velocità, spettacolo ragazzi. Bellissima, bellissima, mi piace veramente tanto. Qua ragazzi ovviamente si salta col quadrato, vediamo il cerchio perché sono ovviamente problematico. Ma l'anno prossimo, cioè, sarebbe bello switchare sul quadrato. Anche se in realtà il vantaggio di andare col cerchio c'è, perché tante volte spammando il quadrato rischia di partire raddoppio per come ho i tasti io. Quindi a me non mi dispiace del tutto sul cerchio, bisogna solo stare attenti al discorso della scivolata. Qua facciamo un lancettino sul culo, prendiamo un po' di campo, comincia a zoomare, comincia a zoomare. Lo volevo prima, lo zoom, lo volevo prima, per farla crocchi, guardi i tifosi. Ragazzi, i tifosi mi fanno troppo morire, mi fanno troppo morire. Spiazza perché siamo molto cinici, spiazza. Povera Inter, almeno qua fateci vincere qualcosa, cioè per quello dico, nel senso, almeno una vittoria qui, concedetecela, cugini interisti, non vi arrabbiate, tanto quello che dovevate fare nei nostri confronti quest'anno, io dico che l'avete fatto anche un pizzico abbondantemente, anche in maniera un po' troppo violenta. Eccoci qua ragazzi, secondo tempo, passaggino, andiamo piano. Poi, già con un triangolo possiamo servire Romario. Vedete qua come possiamo girarci e come possiamo notare quanto mettere comunque il corpo, la schiena, dribblare in un certo modo ci aiuti tantissimo. Queste animazioni sono una bomba. Comunque troppo, troppo bello Hernandez l'hanno fatto. Mamma mia, c'è la definizione dei volti e tutto. È incredibile quanto, cioè, Konami possa far tanto con questo gioco. E veramente si perde in un bicchiere d'acqua. Rossettino, tac. E qui Romario non perdona, Qua Romario non perdona. Questo dribbling l'ho fatto, ho dato un colpo di velocità proprio nel momento, quindi con R2, nel momento in cui mi stava venendo addosso. Anche qua mi sarebbe piaciuto vedere lo zoom proprio per farvi vedere l'animazione. Purtroppo lo zoom non è partito. Da migliorare. Questo concetto è da migliorare. Speriamo l'anno prossimo ci mettano un po' mano, perché era proprio la telecamera da cui eravamo partiti. Quindi, a volte tipo si addormentano. In Giappone, dico. C'è un effetto di sonnolenza disumano. Switchiamo, qui dobbiamo guardare il radar, ragazzi, Qui mi aiuta la CPU. Figurati, perché adesso chiaramente i miei hanno l'umore a palla, quindi io potrei anche posare il joystick e difenderebbero da soli. Stop. E poi triangolino. Ancora, possiamo andare, triangolo in mezzo, duello, 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 volevo il duello prima, e dai, e dammelo però, eccolo, eccolo, duello, duello, boom, che bello, bellissimo, spettacolo,
Questo è lo zoom che voglio vedere. Sempre però, cioè, se sono dentro l'area me lo devi zoomare, così mi rendo conto. Dribbling e poi tiro e vedo quanto spazio c'è. Cioè, rendetevi conto, a volte la porta sembra minuscola, invece è enorme. Si tratta semplicemente di guardare proprio come è disposto il portiere avversario per vedere poi quello che fa. Giriamo ancora su noi stessi, ricominciamo. Adesso questo è il momento di guardare il radar, ragazzi. Stop. E ricominciamo. Radar. Vediamo che possiamo andare qui. Sempre radar. E da qui telecamera, ragazzi. Lo vediamo. Qua ho voluto provare a fare... il pagliaccio con questo colpo di tacchi. Io ci voleva Ciccio Graziani. Mannaggia sti tacchi del... Sì. Andiamo avanti. Bravo, bravissimo. Non sta bene Mbappé con la maglia nerazzurra comunque, ragazzi. Ce lo vedo meglio con la maglia rossonera, sinceramente. Non succederà a me, purtroppo. Nel nostro appunto è Origi. Origi. Cambiamo. Qua, ragazzi, molte volte io cerco un filtrante a scarico, ma sono fesserie. Adesso, chiaramente, determinate cose le stiamo un po' forzando. Nel senso che, comunque, la partita è bella che è chiusa, quindi... Andiamo sereni, tranquilli, pacifici. Qua invece sono andato con un triangolino. Accorciamo. Premiamo un po' di L2. Poi corriamo dietro, corriamo dietro, corriamo dietro. Ancora L2X. Presa. Un po' di duello. Mezzo duello. Qua possiamo andare anche con un filtrantino su Vieira. Così. Eccoci qua. Ancora. Qui lo mandiamo. Guarda il duello, Guarda il duello, Qui dobbiamo incrociare. Cioè, te ne rendi conto che devi incrociare. Il problema è che Kulusevski c'ha i piedi montati al contrario. Quindi tirando di destro fa fatica. Ma lì, se tiri di sinistro, non ce la fai. O te la porti sul sinistro e tiri a giro. In questo caso sarebbe stata... Cioè, sinistro sul primo palo non ce l'avrei fatta a segnare. Perché era tutto chiuso. A meno che proprio non si bugga il portiere. Ma lì lo spazio per tirare sul primo non c'era. Oppure fai fatica, raga. Romario. 1-2. E qua, ragazzi, si vede proprio era tutto chiuso, Non c'è niente da fare. Io volevo chiudere il triangolo, però diventa difficile comunque lì. Chiaramente, anche per quanto la telecamera ti possa aiutare in determinate situazioni, se l'avversario è bravo, come in questa, e chiude bene, fai molta più fatica a passare. Qua, invece, ragazzi, vedete che c'è molto più spazio. Però... Non c'è cascato il piccolo tagliaficco. Ha continuato a seguirci nonostante la crocchi. Ci ha creduto. Switchiamo. Andiamo un po' di L2. Ancora. Ed è presa. Qua. Passaggio. Cancelliamo perché in questo caso, ragazzi, cioè... Comunque il passaggio dovevamo fare un pizzico meglio. Bello questo intervento. Secondo me è una palla, Non lo so, arbitro. Lei mi è accecato. Addirittura giallo. Rivediamolo. Se non lo toglie, fai vedere. Boh, sembrava palla piena. Poi vabbè, l'ha tolto l'avversario. Adesso io vado da Romario qui. Qua ragazzi, cioè, quando è così solo lo osservi. Però vedi che comunque il portiere ha chiuso tutto. Qua si poteva tirare un po' più in alto, forse. Sicuramente incrociare era molto difficile perché Romario l'ha messo abbastanza male col corpo, ragazzi. Mettiamo la palla giù. Passaggino. Tec. Eccolo. Tec. Presa. Easy. Lo vediamo. 1-2. E qua, ragazzi, però, zoomami. Dai, mi zooma solo negli ultimi metri. Che poi sì, è il concetto della telecamera. Vabbè, ma zooma, ti prego. A volte parte. Secondo me l'hanno proprio un po' abbandonata questa visuale. Peccato, perché può essere interessante. Mi riporta anche un po' nel passato, perché prima comunque si giocava con i giocatori tutti vicini che si vedeva. Su questi football serve molto. Perché comunque, cioè, il contatto da vicino lo devi avere. Guarda, Guarda proprio come... Guarda come riesce a fare anche la svolta secca. Vedi come cambia tutto il concetto. Qua ho voluto tirare subito sul primo. Hai visto come si era allungata? Avete visto come si era allungata Mbappé bene? Cioè, perché proprio ti rendi conto, vedendola così, che puoi fare tutta una serie di cose che con una visuale da lontano non vedi. È inutile. È inutile. Quindi, ripeto, bene,
questa telecamera, ma non benissimo. Punti forti della telecamera li abbiamo ripetuti a manettone all'interno del video. Fondamentalmente abbiamo un'ottima qualità di dribbling, abbiamo una bella capacità anche di poter cercare il passaggio per il nostro compagno e soprattutto, ragazzi, la cosa molto interessante è che davanti alla porta si riescono a notare decisamente meglio i movimenti del portiere. Il difetto grosso però di questa telecamera è che lo zoom è molto randomico, anche se è pur sempre vero che negli ultimi metri lo zoom va e parte, questo non avviene sempre e quindi quando tu ti aspetti magari che ci sia quella visuale lì da vicino, questa non accade. È anche vero che però l'abbiamo utilizzata per due partite, quindi magari esplorandola ulteriormente il giocatore, il player che la usa, riesce a capire esattamente il momento quando zoomerà e quando non zoomerà. Se gli devo dare un voto comunque, per la mia personalissima opinione, perché non esiste la telecamera giusta così come esiste il modulo giusto, sapete bene come funziona tutto quanto, gli do un buon 7 con un pizzico però di sviluppo da parte di Konami in più. Sarebbe anche un 8. La cosa negativa però è che veramente quando va a zoomare perdi tanta concentrazione sul radar, non raggiunge un voto in più proprio per questo motivo. E voi cosa ne pensate, ragazzi? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, fondamentale. Condividete il video il più possibile, fate iscrivere più gente possibile al canale e soprattutto non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Vi aspetto questo pomeriggio quindi per il walkthrough di Metal Gear Solid alle ore 15:30, a seconda di quanto ci metto a caricare questo video, perché poi bisogna superare il copyright e tutta una serie di cose. Tutto quello che faccio lo trovate anche su Instagram, ragazzi, storie e quant'altro, quindi seguitemi anche lì, così come vi invito a seguirmi su TikTok. Ripartiremo, ragazzi, su TikTok, penso veramente la settimana prossima sarà il momento più giusto, perché sta finendo una settimana molto impegnativa. Vedete che anche gli occhi sono abbastanza gonfi, mi sto riprendendo, sto sempre meglio, quindi però tanto lavoro e quindi è difficile comunque riuscire a fare tutto. E vi ricordo, ragazzi, anche grande supporto su Twitter, facciamolo crescere, arriviamo a questi 1000 follower su Twitter, che siamo fermi in una maniera devastante su Twitter. Trovate tantissimi contenuti anche lì, quindi lo so che è un social che non è molto usato in Italia, però, ragazzi, conto su di voi. Vi ricordo anche che offro un servizio di coaching, sia sui football, ma anche su FIFA, lato mental, soprattutto su FIFA. Adesso è un po' che non lo tocco FIFA, ma se mi dovesse arrivare una richiesta, ragazzi, ovviamente mi metterei, giocherei un tot di partite, vedrei tutti, a livello di tutto, come si muovono i giocatori, eccetera. Però a livello di gestione delle partite possiamo intervenire anche lì. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.alonsogreyfox.net, che trovate qua sotto nei link in descrizione, ragazzi. È davvero tutto. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con l'hashtag duello, perché è proprio la telecamera che è stata protagonista di questo video. Che dire, ragazzi, io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso braccio e ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Grey Fox. Bella.